Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Orto Abusivo Production. Ragazzi, questa volta ho del materiale veramente fighissimo. Sono riuscito dopo anni e anni a registrare un sacco di cose interessanti del nostro amico Alf. Si tratta di versi, ma attenzione, non stiamo parlando di poesia, anche perché, onestamente, e con tutto il rispetto parlando, per il nostro amico Alf non ho proprio idea di quale tipo di poesia lui possa essere un estimatore. La poesia si intitola Desiderio Ventoso. Sì. Se dal cielo volge al bello, se dal mare volge a brutto, se Felice e Carosella le due vengono tu butto. Vabbè! Ebbene, questi versi sono un vero e proprio enigma per la psicologia e l'antropologia moderna. Abbiamo provato anche a sentire il massimo esperto mondiale di alfonsologia, Dario Di Noia, che tutti conoscete, ma anche lui brancola nel buio e non sa dare una spiegazione concreta. Lascio a voi il giudizio. Vi farò sentire adesso tre versi che sono riuscito con grandissima fatica a registrare nel corso dell'ultima spedizione ornitologica che abbiamo fatto assieme. Il primo verso è quello famoso, lo conoscete tutti, ma di fatto eccolo a voi. E basta! Attenzione che adesso arriva il secondo, questo è veramente spaventoso, è quasi animalesco. Mi raccomando, mandate a letto i bambini e sedetevi comodi. Pronti? Arriva! Quest'uomo, guardalo. Cosa avevo detto? Una roba terribile. Attenzione perché adesso arriva il momento del terzo verso. Questo non l'avete mai sentito, non l'avevo sentito neanche io. È una novità assoluta ed è un vero e proprio mistero per la scienza. Attenzione, 3, 2, 1, via! Ogni tanto! Ma cos'è sto gnè 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 gnè? Guarda questo che si imbatte! Però la gnè sono graduale! Adesso sì che cazzo! Bella, sì, ha una bella voce melodiosa. Sempre Tiziano Ferro. Anche questo è eccezionale. Bene, non ci resta che lasciare la parola ai massimi esperti mondiali di alfonsologia e sentire il loro punto di vista. Buona visione, un saluto, alla prossima, ciao! Segnale d'allarme. E poi cos'è che ha di altro? Ma quello è già più, quello è un po' più interlocutivo, no? Di altro del cervello c'è più. Ma guarda che tu sei meridionale dentro. No, no, io sto conducendo uno studio antropologico e quindi documento scientificamente tutta una serie di dati che ho raccolto durante. Scientificamente. Allora Alfonso, dai, spiegaci tu allora questi versi. Ne abbiamo interpretato in questo modo, abbiamo cercato di dare una spiegazione scientifica. A questo punto dici tu se abbiamo ragione oppure no. Dario, professor Dario, cosa pensa? Ma pensa tutto il male possibile di questa persona. No, nel senso che cosa che significa? Si esprime con i giorni diversi. Ma ha ben poco significato. Lo stesso significato. Vuol dire tantissime cose. Ma faccio un esempio, come lo moduli, giusto? Come dire, ci sei, Ma tipo low che hai detto dici, prima. Già un segno di attenzione, me lo dico io. Che ha più significato. Secondo me lo E questo cos'è? Questo è un po' un hello. È un po' un hello inglese, no? Hello. Low, chi è al telefono? Sei? Chi è? Zia Caterina. Pronto, però. Anche non mi rompo il coglione. Pronto, non posso parlare con te. Poi c'è. Cioè praticamente puoi anche non parlare. Ci sono. Infatti te non parli, ci sono versi. È comicità. Che mi fa caldo. Ma va, mica adesso. È tutto il giorno che fa caldo. E quindi cosa commentiamo noi? Giusto? È quello. Invece
Qual è il significato profondo? È il Gnegnè è quello è più... È un nuovo vocabolo. È più oscuro, meno facile da interpretare. L'allegria di Gnegnè. L'allegria, non a quelli che ti stanno insieme. L'allegria profonda, che poche persone possono cogliere. Sorpresa, ma anche degli altri quando lo vedo, non c'è tanta sorpresa. Dovrebbero fare tutti io. Guarda questa invece. Come si potrebbe chiamare Gnegnè? Gnegnè Dance, no, Deborah, così non lo riprendi, tutti i capelli davanti. Ah, Deborah, pure tu. Deborah, eri una delle ultime. Però non ti ha ripreso quando facevi Gnegnè. È la tua dignità, eri una delle ultime.